Arrivano gli assistenti pedonali, un protocollo che è stato firmato tra Polizia Municipale, Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Firenze e associazioni familiari e vittime della strada Onlus. Un protocollo d'intesa di durata triennale per la realizzazione del progetto di sicurezza stradale Ruote Ferme Pedoni Salvi. Soprattutto a noi si è colto l'opportunità che ci dava questo protocollo di poter usufruire di tutta una serie di soggetti che hanno avuto una pena alternativa da parte del giudice sulla messa in prova o sull'adozione di un servizio per la collettività. Quindi, a seguito delle numerose richieste da parte delle scuole, soprattutto scuole elementari, per un servizio sugli attraversamenti pedonali, la Polizia Municipale, dopo aver fatto dei corsi adeguati per questi soggetti, potrà usufruire del loro lavoro. La riflessività è una cosa fondamentale quando si entra in misura di comunità. Misura di comunità è un'opportunità, il lavoro di pubblica utilità è un'opportunità per restituire in un'ottica riparativa ciò che si è commesso ha tolto e quindi in qualche modo per ritornare, riacquisire la dignità dei cittadini attraverso la restituzione verso la vittima, verso la collettività di un reato che ha comunque leso le persone. Una ricostruzione importante, una ricostruzione profonda che viene accompagnata dagli operatori dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e che vede in questa collaborazione un'opportunità meravigliosa perché è l'opportunità di costruire, ricostruire insieme. Diciamo che quello degli incidenti stradali, delle infrazioni, sono situazioni molto pericolose, che devono far meditare anche quanto poco rispetto c'è nei confronti del prossimo. L'incidentalità stradale è un'emergenza sociale, però troppo spesso ce lo dimentichiamo e quindi questi momenti di appunto, riti alternativi che permettono poi una riflessione più ampia sono l'occasione giusta anche un po' per rivedere il nostro approccio con la sicurezza stradale come utenti della strada e quindi le regole siamo tutti quanti invitati a rispettarle, abbiamo l'obbligo di rispettarle. Questo è un progetto pensato soprattutto per l'utenza debole, ma anche per educare tutti gli altri utenti della strada a rispettare le strisce pedonali. Nei confronti dell'attraversamento stradale in vicinanza delle scuole, da sempre la polizia locale ha avuto dei problemi di personale da poter dedicare a questo compito. In parte sono stati risolti attraverso l'utilizzo del volontariato, oggi c'è un modo diverso. E quindi nell'ambito di quella che si chiama giustizia riparativa, coloro che hanno commesso reati, e in questo caso proprio reati nei confronti di omissioni o comunque di reati che hanno a che fare con la sicurezza stradale, anziché scontare una pena, possono produrre la loro, tra virgolette, riabilitazione, rieducazione, andandosi a impegnare sulla strada per produrre un servizio positivo per la collettività. E quindi in questo caso verranno utilizzati per l'attraversamento stradale in vicinanza delle scuole.